Allora, come all'andata, anche il derby di ritorno si chiude sul 3-3. Lorello Gianluca, in qualità di mister, successo dirigente, è successo un po' di tutto in questo match. Primo tempo 1-0, c'è lo sbaglio sul tiro libero, arriva il gol, poi c'è la possibilità di gestire il risultato. Che cosa è successo? Sì, i ragazzi all'inizio nel primo tempo sono andati diciamo appresso al loro gioco, quindi lanci lunghi così. Dopo sul 3-1 hanno iniziato anche a girare un po' palla meglio, però dopo si sono fatti prendere un po' dalla foga del derby, dal nervosismo. Hanno preso quei due gol e là sono diciamo un po' non sono stati tanto stabili mentalmente da riuscire a amministrare il gioco e portare avanti la partita nel modo giusto, diciamo, o come sono capaci. Allora, tre tiri liberi, due sbagliati, sono stati quelli gli errori che più vi fanno nervosire. Si sa, è un derby, si sa, sempre una partita molto calda, però all'andata poi se si va a ripercorrere un po' all'indietro, si avvolge il nastro. All'andata 3-0 per voi, primo tempo 3-3 nella ripresa, quindi siete stati quindi sembra che il vizio esiste ancora. No, più che altro non sono per colpa diciamo dei tiri liberi, perché durante la settimana riescono a fare molti schemi di gioco anche che gli ha insegnato il mister, li fanno bene e poi purtroppo in partita sono un po' più nervosetti e non riescono più a regolare il gioco e quindi iniziano a buttare palla. Delle volte riescono a fare dei schemi che provano e quindi riescono, delle volte no, non ci riescono. È quel momento diciamo che va in panne la partita e quindi un po' devono ecco migliorare mentalmente, perché alla fine il gioco più o meno lo impongono. Allora, schiettamente sì. Si sa, c'è molto rammarico, ma per te è il risultato che vi soddisfa? Diciamo più che soddisfa, alla fine è il risultato diciamo giusto. Sì, diciamo equo. Se ci scappava un golletto in più non ci andava male, ecco. Allora, Antonio Screpati, arriva il pareggio, poi si rammaricava, avresti giustamente voluto vincere la partita, il contrario, però al primo tempo il vantaggio in più venire sopra. Guarda, la cosa per quale io voglio fare complimenti ai miei ragazzi è semplicemente una, il vantaggio di un gol dopo 10 minuti. Siamo arrivati a 4 minuti alla fine senza tirare subito il tiro libero. Ovviamente il pareggio loro è il tiro libero. Il primo tempo penso poi lo metterete sugli highlights, le parate, ho fatto 3 parate sulla linea di porta che avrebbero chiuso 3-4-0 la partita, veramente proprio. Poi il secondo tempo loro hanno trovato 2 gol, uno molto concluso, sono trovati in vantaggio 3-1. E noi abbiamo dovuto cercare di passare questo muretto difensivo che loro fanno molto bene, sono molto bravo in difesa. Ne siamo riusciti, peccato perché meritavamo, abbiamo adesso modo di vedere la vittoria, poteva arrivare agli ultimi 30 secondi con la gestione di quella palla con Giorgio. Allora Scrivanti, è stato un derby caldo come tutti i derby, è inutile nascondere, molto pubblico ha assistito a questo match, siete sicuramente soddisfatti, giustamente il pubblico molto molto caloroso qui in questa palestra. Come all'andata? Un pareggio 3-3, sempre lo stesso identico risultato, è un risultato che comunque vi soddisfa. No, assolutamente, ho visto io la gara, dovevamo fare 3 punti. Però ovviamente è un derby, una partita sentita, una mela del genere, quindi sono ragazzi giovani, quindi va bene, insomma, ecco, io faccio un applauso ai miei ragazzi perché qualunque altra squadra sotto 3-1 esce da questo campo sconfitta contro una buona, buonissima squadra, una squadra come la buona Honda, che è stata la classifica che è andata fuori da oggi. Però noi non siamo da meno, quindi abbiamo ribaltato la situazione, la potevamo anche vincere, come al derby d'andata che all'ultimo secondo il tiro libero nostro Allora, Screpati, in questo periodo ti trovavamo piuttosto affaccendato la situazione all'interno dell'Eagles Aprilia, ma adesso in questa circostanza è tutto
ascoltando un'analisi su questo, un po' su questo match, che penso che verso la fine della stagione ci sono questi squadre che possono andare avanti. Penso di sì, vediamo un attimino, perché adesso c'è un problema con la Fortitudo che non partecipa più al torneo, bisogna vedere se riscrivono queste classifiche e come sono usciti i soprammesiti. Stiamo aspettando la federazione. Allora, il giusto regolamento, praticamente sono state annullate le partite che erano state disputate con la Fortitudo, per cui non c'è valenza del risultato quando si è stata affrontata questa. E allora bisogna fare le due formazioni americane, perché io tra la United e la Fento campionato, chiaramente questo c'è un così di mezzo sulla parte nostra. Bisogna continuare così le prossime due partite e portare a casa punti importanti per centrare i playoff, perché sono in questo momento, se la classifica è stata riscritta come mi dici te, anche dalla federazione noi siamo sopra di un punto alla prima volta. Quindi questo pareggio ha un doppio valore. Importante, perché ci fa salire la classifica, ci fa salire. Dobbiamo vedere le prossime tre partite.